Oggi, 14 novembre 2014, inauguriamo la 44esima mostra del progetto Arte 52. Nel nostro viaggio in Sardegna con gli artisti più importanti arriviamo in una località meravigliosa, Bosa. Maria Nocchero, con questa mostra liquida, rappresenta in un certo senso anche il comune di Bosa. Lui ha uno studio nel bellissimo centro storico di Bosa e diciamo è l'erede di quella che è la grande tradizione pittorica bosana, che ha visto grandi artisti abitare e vivere la cultura turistica e storica di questa bellissima diciamo località turistica, perché fondamentalmente Bosa è un piccolo gioiello della Sardegna. Ci presenta una mostra molto importante di opere che, come dice il suo critico Flaminio Fanari, ricordano questa dimensione liquida. Sono delle opere che giocano sull'astrattismo, fondamentalmente, da una parte razionale, quella che è la sua, quello spirito razionale costruttivistico, dall'altra invece quella parte invece più dinamica, che ricorda appunto questa liquidità e questa materia quasi plastica che lui dà nei suoi quadri, e con una profondità incredibile. Lui nasce come pittore figurativo, è un grande figurativo se vogliamo, però approda all'astrattismo e a questa ricerca originalissima che gli permette insomma di poter esporre non solo in Sardegna, non solo appunto nel piccolo gioiello di Bosa che dicevamo prima, ma anche in tutta Italia, e adesso a breve andrà addirittura a Londra in una prestigiosa galleria. Spero possa piacervi come proposta di questo grande kermesse di Arte 52, che ormai insomma sta giungendo al termine. Vi aspetto numerosi come sempre e vi ringrazio per la vostra presenza. Lascerai la Sardegna per andare a esporre a Londra, ma la tua attività si svolge prevalentemente a Bosa, che insomma dove sei conosciuto come attualmente forse il pittore più importante di Bosa. La mia attività si svolge tra Bosa e Cagliari, fondamentalmente. Passo tutta l'estate a Bosa e l'inverno a Cagliari. E d'inverno viaggio anche Londra, è un appuntamento quasi fisso, perché passo parecchio tempo. Quindi, a maggio dovrebbe esserci la mostra, dovrebbe, perché ancora non è sicuro. A Bosa ci sono nato, ci sto benissimo, il mio studio, sia quello di Bosa che quello di Cagliari, è strutturato perché sia un posto di incontro, di passaggio, di gente. Tutte le mie anche passate attività sono sempre state fatte con questo spirito. Far incontrare la gente, perché è anche dalla gente che poi io traggo non ispirazione ma storie che poi mi danno un'ispirazione. La mia vera ispirazione in realtà la traggo dalla musica, che ho finalmente capito che è una fonte inesauribile per me, è la vera energia rinnovabile. Anche la stessa musica che ho ascoltato mille volte è sempre nuova. Questa mostra parla molto di musica, cioè il gesto pittorico e il gesto musicale si uniscono in un certo senso nella tua opera creativa. E la musica, quando ti arriva, io non so gli altri, ma a me proprio mi attraversa, entra dalle orecchie e da qualche parte deve uscire. I ballerini esprimono la musica col corpo, ballano. Io purtroppo non so ballare, però ballo con le mani, e quindi soprattutto nei grandi formati devo usare tutto il corpo, non solo la mano, e mi ritrovo proprio goffamente a ballare mentre dipingo.
ma a ballare con le mani. E la differenza che c'è tra danzare col corpo e danzare dipingendo è che quando si dipinge si lascia una traccia, che è il quadro. In questa danza, in questa mostra anche, sembra che ci sia anche il movimento del mare, la mostra si intitola Liquida, eccetera. E quindi io direi che un po' l'imprinting di Bosa e del motto marino e di questa danza anche del cosmo sia una parte integrante della tua opera. E Bosa è proprio una città liquida, c'è il mare, c'è il fiume, e più che il mare è proprio il fiume. Il fiume è un racconto, cioè è la metafora del racconto, perché scorre lento, e non è mai lo stesso anche se è sempre uguale, e non è mai uguale anche se è sempre lo stesso. Il mare è già musica perché basta pensare al ritmo delle onde, figurativo. Però ultimamente nell'ultima produzione vedo che ti stai lasciando andare proprio le sensazioni che poi esprimi tramite la pittura astratta. Il tuo pubblico, che è tanto, lo conosciamo, apprezza di più la pittura, il che è lo figurativo o il che è lo astratto? So che la domanda non è semplice. No, non ci sono domande difficili, ci sono domande che se sa la risposta sono semplice, adesso io bisogna che me la inventi. Vediamo. Il pubblico che mi segue, le persone che mi seguono, diciamo che inizialmente si erano abituate a un certo segno, a un certo linguaggio che io usavo. E quando ho iniziato a cambiare linguaggio sono rimasti un pochettino sconvolti, cioè non riuscivano a seguirmi. Quando poi ho questo linguaggio, per via della mia ricerca naturale, io mi annoio molto in fretta di quello che faccio, cioè mi piace fare le cose molto bene, ma ho dei tempi abbastanza veloci, per cui è facile che da un anno all'altro, ogni 2 o 3 anni, cambi addirittura completamente pur mantenendo la stessa grafia, ma cambio proprio la tipologia del mio lavoro. E mentre all'inizio le persone rimanevano affezionate a quello che facevo prima, e dopo, e ogni anno, magari se non mi vedevano per 1 o 2 anni, non si ritrovavano più in quello che facevo. Adesso addirittura si aspettano i miei cambiamenti, e quindi vengono nel mio studio, vengono a vedere le mostre,
proprio con la curiosità di vedere cosa sto facendo adesso. E questo mi sembra molto, molto simpatico nei miei confronti, perché denota un interesse che le persone dimostrano a quello che faccio, e non solo affezionarsi a qualcosa che gli è piaciuto e continua a piacergli e io sono costretto a farmelo perché